Ore 21, buonasera, benvenuti dallo studio centrale di TV6, un nuovo numero di replay. Dunque, sabato, ultima giornata del campionato di Serie B, la B più strana degli ultimi anni, dove tutto può ancora succedere. Il Pescara è padrone del proprio destino, perché al quinto posto in classifica affronterà la Salernitana, inguaiata dalla sconfitta di ieri sera contro il Cosenza. Questa sera cercheremo un po' di fare chiarezza sulle varie soluzioni e situazioni che si potrebbero creare negli ultimi 90 minuti di gioco. Parleremo ovviamente della partita di Venezia, ma soprattutto della prossima con la Salernitana. Avremo dei servizi anche da Salerno, dove, come tutti sapete, è stato esonerato l'allenatore, è tornato Menichini sulla panchina della società del presidente Lotito. Quindi abbiamo tanta carne al fuoco, diversi collegamenti telefonici. Vado a salutare subito gli ospiti di questa puntata. Ritrovo con piacere l'ex assistente degli arbitri di Serie A, Francesco De Luca. Buonasera De Luca, grazie. Buonasera Enrico, grazie per essere qui con noi. Al centro abbiamo il nostro baffo Antonio De Leonardis. Buonasera, buonasera Totò, ben buonasera. Rivisto. Ritrovo con piacere anche un esperto di calcio, anche se è l'allenatore della squadra di pallanuoto di Pescara, anche ex CT della Nazionale, Paolo Malara. Buonasera, grazie. Paolo, grazie. Ben rivisto. Un saluto a Riccardo Clinco. Buonasera Riccardo. Buonasera. E poi ritrovo con piacere anche il collega Paolo Toro. Buonasera Paolo. Buonasera. Non c'è questa sera con noi e forse non ci sarà per qualche settimana Francesco Di Francesco, il nostro campagnaro che spesso si infortuna. Ora un infortunio un po' più lungo, ovviamente gli facciamo gli auguri di pronta guarigione. Vado a salutare in regia Andrea Costantini, perché ci sono due posticipi questa sera, uno in Serie A e uno in Serie B, ma tante notizie anche di allenatori e roba varia. Andrea. Sì, buonasera Enrico, buonasera a tutti gli amici da casa. Intanto i risultati delle gare in corso. Posticipo di Serie A 0-0 tra Milan e Bologna, poco fa gol annullato per fuorigioco a Palacio del Bologna. È appena iniziata Foggia-Perugia, 0-0 il parziale, chiaramente occhio di riguardo per il Perugia, che è una di quelle squadre che ballano al limite della posizione playoff. E poi tra le notizie di giornata, lo hai detto tu, a Salerno è stato esonerato Angelo Gregucci, Salernitana prossima avversaria del Pescara. La squadra è in ritiro a Roma già da questa mattina, è stata temporaneamente affidata al preparatore dei portieri Luigi Genovese in attesa di formalizzare l'accordo col prossimo allenatore, che sarà Leonardo Menichini. Manca l'ufficialità, ma ormai è fatta: Menichini raggiungerà il ritiro di Roma della Salernitana e dirigerà l'allenamento, gli allenamenti in vista di Pescara-Salernitana. È la terza avventura di Menichini sulla panchina della squadra campana, lui che ha tagliato il traguardo della promozione in B nel 2015 e nell'anno successivo, subentrando a Torrente, l'ha condotta alla salvezza nel play-out contro la Virtus Lanciano. E poi per quanto riguarda il Pescara, oggi ripresa degli allenamenti, buone notizie sul fronte della difesa, perché Campagnaro e Bettella sono rientrati regolarmente in gruppo e dunque dovrebbero essere a disposizione per la gara di sabato, mentre terapie per Brugman, Del Sole e Mancuso. A te. Ecco, mi dicevi anche che c'è questa notizia sull'avvicendamento sulla panchina del Catania, sì. È stato esonerato Novellino. Assolutamente sì, perché ieri, dopo il deludente pareggio casalingo con il Rieti nell'ultima di campionato, il Catania ora affronterà i playoff del girone C di Serie C. È tornato sulla panchina del Catania proprio Andrea Sottil, il papà del giocatore biancazzurro Riccardo, che abbiamo visto diverse volte al Poggio seguire gli allenamenti del Pescara e del figlio, era presente anche la scorsa settimana. Ora però è stato richiamato dal Catania, sarà lui a tornare a guidare la squadra Etnea, che aveva già guidato nel corso della stagione, prende il posto dell'esonerato Novellino. Allora Andrea, diciamo subito, per chiarire il pensiero, che se il Pescara sabato dovesse vincere con la Salernitana, chiuderà matematicamente al quinto posto la sua classifica. Con il pareggio sono matematici playoff, però non si sa in quale posizione. Invece con un'eventuale sconfitta, tra poco ci illustrerai tutte le varie soluzioni, è un po' complicata, l'analizzeremo più tardi. Va bene Andrea? Assolutamente sì.
Allora, abbiamo detto un po' tutto per quanto riguarda le ultime notizie. Avremo un collegamento tra poco anche con il collega Alfredo Pedullà che sta seguendo le vicende da Salerno e anche altre notizie. Allora, possiamo iniziare con i nostri ospiti perché abbiamo titolato questa sera Suonare l'ultima campana. Il titolo ovviamente è fatto da Maurizio Daguì, relativo al fatto che è l'ultima partita di campionato, è l'ultima campana anche per suonare i playoff e poi l'ultima campana perché arriva una squadra della regione Campania, per chi non avesse così interpretato bene il titolo. Francesco De Luca, che campionato si sta concludendo per il Pescara? Si sta concludendo un campionato che era iniziato con delle aspettative da parte della società che sono state ampiamente rispettate. Però nel corso del campionato, del Pescara si è dimostrato diverso. Il Pescara ha una squadra tecnicamente, secondo me, forte, una buona squadra, una buona organizzazione di gioco, che potrebbe tranquillamente raggiungere l'obiettivo dei playoff. Siamo lì a un passo, dipende solamente dal Pescara. Nell'ultima giornata ce la giochiamo giustamente noi e tutti. Quindi nonostante questo ambiente sia un po' avvelenato per tanti motivi, resta un buon campionato. Secondo me resta un buon campionato, anche se, visto, adesso siamo all'ultima giornata, il Pescara poteva fare anche forse leggermente di più. Io nel Pescara, ecco, non sono un tecnico come altri e sono in grado di parlare di un 4-4-2, 3-5-2, questi non sono i numeri che mi interessano. Il Pescara, una cosa che ho notato e che mi dispiace, che purtroppo è come se il Pescara a volte avesse paura di vincere. E ho questa sensazione, visto purtroppo in campo spesso durante partite nelle quali il Pescara era più forte perché ha dei bei giocatori tecnicamente bravi, però nel momento in cui bisognava credere in una vittoria, come se il Pescara avesse questa paura di vincere, di affondare. Questo pensiero di De Luca, lo chiedo a Paolo Toro, si può riportare anche all'ultima partita di Venezia? Beh, sicuramente sì, cioè il Pescara anche a Venezia ha dimostrato dei limiti nella gestione del risultato, nella gestione del vantaggio, anche se dobbiamo dire era andato in vantaggio in un momento in cui chi aveva prodotto di più era stato proprio il Venezia. E quindi poi ci sono state quelle occasioni ormai clamorose che abbiamo visto tutti, che avrebbero dato l'opportunità chiaramente al Pescara di chiudere la partita. È stato forse stavolta, la prima volta che lo vedo, forse anche un po' sfortunato, perché sul 2-2 al 95esimo quel fallo che è stato fischiato a Scognamiglio, a me è sembrato più un fallo d'attacco dell'attaccante che... Tra poco lo rivedremo e chi meglio di Francesco tipo, De Luca ci può aiutare. Tipo il fallo di sfondamento del basket, perché si è buttato, a me per quello che mi è sembrato. Quindi, vabbè, insomma, poi l'arbitro chiaramente ha deciso. Però voglio dire, era il Pescara che avrebbe dovuto chiudere la prima la partita, perché ne ha avuto legittimamente le occasioni. E non è la prima volta, chiaramente non c'è riuscito. Totò, su questa partita di Venezia invece il tuo pensiero qual è? Un'occasione sciupata per sì. Consolidare il quinto posto. Ma guarda, se vinci eri il quinto, penso, matematico, per cui è stata una grossa occasione sciupata. Sicuramente è difficile ignorare le due palle gol avute nel momento in cui il Venezia era praticamente allo sbando, era distrutto, cercava di rimontare, ma lasciando spazi, parchi eccezionali. La verità è appunto che il Pescara si è divorato questi due gol, a conferma purtroppo di quelle che sono state le carenze di questa squadra durante il campionato. Cioè, il problema è fare gol, cioè è stata la costante di tutto il campionato. Però ritrovate il gol mancuso. Esatto, difatti la cosa positiva è stata proprio questa. Vuol dire, quella era una partita oramai stravinta con una squadra in ginocchio, è difficile poi ignorarle, sì, sono episodi, però sono episodi così clamorosi che insomma lì facevano la differenza. Poi ci stanno pure i due rigori, insomma tutte e due tutto sommato non così limpidi, soprattutto il secondo, adesso li vediamo, li commentiamo, ma anche il primo.
È la conferma di queste occasioni mancate che ha avuto soprattutto nel girone di ritorno questa squadra. Ha avuto una serie di ha avuto troppi bassi, nel senso anche partite nella stessa partita. E questo è stato il grandissimo difetto della squadra. Altrimenti, vuol dire, nel momento in cui il primo tempo sicuramente è stata una partita più equilibrata con Venezia che ha avuto maggiore controllo della gara, e lì probabilmente a mio avviso cioè qualche errore di gestione c'è stato. Io per esempio non ho capito il fatto di aver schierato Bellini dal primo minuto, tanto più insomma quello ho sentito quello che ha detto Pilone alla fine, che gli è piaciuto perché gli serviva uno che faceva salire la squadra. Insomma, è una grossa fesseria, perché l'attaccante ti serve soprattutto per finalizzare il gioco, e questa è stata una grossa carenza, secondo me, a parte il fatto che poi a far salire la squadra ci è riuscito giusto nei primi 5 minuti. Quella è stata, a mio avviso, una scelta sbagliata, però questo è un episodio, voglio dire. Nell'insieme, nel momento in cui la squadra si è assestata e anche sono stati anche azzeccati i cambi, perché è ovvio, è opportuno dirlo, che insomma quando sono entrati sia Monachello che Barras, la squadra ha avuto quelle occasioni che in precedenza non aveva avuto. Resta l'amarezza per aver sciupato questa grande occasione. Criticone Riccardo Klinko, cosa ti senti di dire, Riccardo, stasera? Beh, che è una partita in linea con tutte le ultime 10-11 partite. Non è cambiato nulla, al di là degli episodi, al di là del rigore che c'è o che non c'è, ma questa squadra ha fatto due belle azioni, quelle in occasione dei due gol. Per il resto ha subito il gioco del Carpi, ha subito il gioco del Venezia, ha subito il gioco di squadre chiaramente, palesemente più deboli. E questo purtroppo è quello che abbiamo visto. Poi ti ripeto, gli episodi possono essere una volta a favore, una volta a sfavore. Questa era una partita vinta, poteva essere persa. Però in linea di massima è una squadra che nel girone di ritorno forse ha raccolto addirittura più punti di quelli che realmente ha. Perché abbiamo fatto un girone di ritorno che a me non è piaciuto, come mi era piaciuto il girone di andata. Ricordiamo 20 punti nel giro di ritorno, 32 all'andata. Sono tanti 12 punti, ma al di là, ma ti ripeto, manca una partita, quindi. Ma al di là di questo è un po', non dico l'atteggiamento, un po' proprio il modo anche di giocare. Non c'è mordente, è una squadra che, posso dirti una cosa, ti annoia a guardarla, non ti diverte. È una squadra che manca di... Vabbè, però adesso siamo arrivati alla fine, non puoi stare a vedere il capello. Non no? sto, ti annoia. Il capello stai vedendo. Al di là delle due azioni da gol, è la verità. La tua verità. La mia verità. Cioè, la tua verità. Però due azioni da gol. Alla fine ha avuto tre occasioni da gol. Dopo. Dopo, però sono convinto che se il Pescara faceva quei due gol, tu oggi avresti detto no, ma non scherzare. No, non puoi dirmi questo perché no, te lo dico sì, perché no, se vinci 4-1 non lo so come poter portare avanti un discorso che hai fatto. No, perché io non guardo i risultati, fatti vedere. Ma no, ma fai sempre la fine del campionato. Ma a te è piaciuto il Pescara? Ha fatto una discreta partita. Ti è piaciuto? Per la partita che ha fatto, sì. Dobbiamo andare di fretta. Paolo Malara, facciamo sempre i soliti discorsi, tu sei stato ospite anche altre volte. Sì. Alla fine stiamo arrivando alla fine di questa stagione caratterizzata da diverse situazioni. Ecco, a cosa bisogna puntare? Al raggiungimento dell'obiettivo finale, a migliorarsi per gli eventuali playoff o a qualcos'altro? Parli del calcio, eh? Sì. Ah. Poi facciamo una parentesi, perché tu vai molto meglio. Adesso sento delle critiche, vinceva due volte, ha sbagliato tre occasioni, ha la chance di poteva chiudere la partita, non l'ha chiusa. Oggi ti trovi quinto in classifica, giochi in casa, io penso che deve giocare senza paura e conquistare i playoff. Io le partite che ho visto, ha una buona squadra che ha della qualità. C'è sempre una grande polemica intorno a Pillon, però è stato veramente tranquillo e sereno, è riuscito a portare a termine, manca ancora una partita, ma gli auguro veramente di cuore di arrivare ai playoff e di centrare la Serie A. Se lo meritano lui, i giocatori,
hanno fatto delle buone cose. Poi se, cioè, se uno va a cercare il pelo nell'uovo, ma questa è una... Vabbè, lui è solidale con la categoria allenatore, è normale, no? Come? Sei ovviamente solidale con Pillon perché è un tuo collega, anche se sì, in uno ma no, diverso, ma sai, io sono solidale con Pillon, ma quando tu senti dopo la Serie A, dopo la diatriba Allegri a Dani, sembra che Allegri... Clinico sarebbe a Dani, sarebbe. No, il critico sarebbe a Dani, però alla fine io faccio il mio mestiere, è difficile, penso nel calcio ancora di più. Precisiamo Paolo che noi ti invitiamo in questa trasmissione di calcio perché tu segui il Pescara da 30 anni. Ma io lo so, certo. Tifoso la Sampdoria. Però tu io ti seguo, tu a Pescara c'è una filosofia che viene da Galeone di 30 anni fa ed è rimasta questa filosofia. Al Pescara, al tifoso pescarese non gli interessa tanto il risultato, gli interessa divertirsi e questo è una cosa, questo è fuori di dubbio, però penso che se riesce la società Pillon a arrivare ai playoff e andare in Serie A. Bene, andiamo subito sugli episodi che hanno caratterizzato soprattutto il risultato del Venezia, i due rigori, poi c'è un altro episodio che ha coinvolto Marras secondo i giocatori del Venezia, ma lì crediamo che proprio abbia avuto ragione l'arbitro nel non decretare il calcio di rigore. Allora andiamo al primo episodio che ovviamente chiediamo a Francesco con Balzano. Si tratta di un'ingenuità, ha esagerato l'arbitro, che possiamo dire Francesco? Ma io secondo me l'arbitro non è che ha esagerato, ha pensato di vedere un qualcosa che non esiste, voglio dire. In aria episodi del genere ce ne sono a decine, qui rientriamo nella discrezionalità del giudizio arbitrale, quindi lì si può dire poco perché non c'è un fallo effettivo oggettivamente, forse c'è una trattenuta, ma trattenuta rientra nella discrezionalità, quindi a seconda di come l'arbitro la vede. Questo è controfallo comunque. Io da quello che vedo, dalle immagini che vedo, secondo me l'arbitro ha avuto un abbaglio totale, non pensava perché era nascosto al difensore del Venezia che avesse avuto una trattenuta importante da parte di Balzano, che effettivamente qui inizia una trattenuta, inizia molto prima. C'è qualcuno che non è d'accordo con De Luca? Cioè... Qui è controfallo subito a favore del Pescara. E quindi l'arbitro ha sbagliato. C'è anche una strettonata. Veramente, guarda, lo prende per la spalla. Nel momento in cui si prendono, c'è anche una strettonata. Appunto, come... Siete tutti d'accordo, Paolo? Sì. Il movimento finale di Balzano, secondo me, ha indotto in tentazione l'arbitro a valutare la tratta un po' in inganno. L'ha fatto propendere per assegnare il rigore. Io vedo anche il movimento dell'arbitro, non riesco nemmeno a capire perché alza il braccio sinistro. Torniamo un attimo. È come voler giustificare un episodio precedente, forse il primo, che lui dove era concentrato, dove dice andiamo avanti, non è successo niente. Esatto. E il secondo episodio lui secondo me non l'ha visto, lo ha intuito. Quindi lui era concentrato in area dove c'erano più giocatori. E il secondo episodio lui lo intuisce, non lo vede. Quindi ha dato un rigore. Penso, intuito, come purtroppo si fa spesso, perché in queste categorie sembrerà banale, stupido, però devi anche andare ogni tanto a intuito, perché è un calcio talmente veloce, talmente rapido, che tante azioni possono sfuggirti. E a volte l'intuito, quello che si dice il fischiare di pancia, spesso aiuta agli arbitri esperti. Lui magari non era uno dei più esperti. L'intuito questa volta. Il secondo episodio cosa abbiamo? Il rigore del 2-2 o il contatto di Scognamiglio? Allora, vorrei iniziare subito con Paolo Malara perché è assurdo quello che è spalla di sfondamento nel basket. Guarda col piede sinistro va a martello, questo qui è cartellino rosso per... guarda. Sì, cartellino rosso siamo direttamente al giocatore del Venezia, gamba, ma senza dubbio. Tutti d'accordo, Riccardo, Paolo, poi sento Francesco. Riccardo, no, non mi dire che era rigore, Mi fate le poggiate. No. Questo veramente, no. Mamma mia. Era difficile adesso, per l'arbitro valutare. Vederlo alla moviola, al rallentato, è vero, però se tu lo vedi a velocità normale, certo, ci sembra rigore, ti dico la verità. Quando io l'ho visto in TV a velocità normale non ho avuto dubbi sul dire che era rigore, lo vedi rallentato effettivamente sembra che ci sia un fallo, ha qualche attenuante in più l'arbitro, sì. Qui
Paolo. Però lì è da pena, secondo me è da punire intanto l'atteggiamento di entrata del giocatore, poi il fatto che il giocatore ha preso a Scognamiglio sia al piede che addirittura con una spalla sulla, sì, Paolo, sul torace, quindi... però è davanti il giocatore, questo no, Scognamiglio andava verso la palla tranquillo, andava, sì, aveva, sì, una sua traiettoria, sì, quello viene e secondo me davanti entra in una maniera poco civile, secondo Totò? Me. No, ovviamente Riccardo ha visto male, come al solito. No, però è vero che a velocità normale. Ma quale qualcuno... velocità normale? Sì. Si vede benissimo che lui va con la gamba su sì, Scognamiglio. Velocità normale, viceversa. Dico l'arbitro. E lui che va con la gamba su Scognamiglio, è ovvio che diventa un contrasto, però non può essere mai rigore. Adesso sentiamo l'arbitro. Sentiamo Francesco De Luca. Vabbè, gli episodi, cioè, le immagini sono più che evidenti, quindi nel caso in cui ci fosse stato il VAR, questo è il classico episodio dove l'arbitro può dare rigore, perché invece dal campo secondo me è un episodio difficile da valutare, cioè dal campo a velocità normale l'arbitro può essere sicuramente tratto in inganno, perché non è così semplice, dal campo dove si trova l'arbitro, la posizione dell'arbitro che sta dalla parte opposta, questo episodio ti può portare a dare il calcio di rigore. Le immagini invece smentiscono. Meno male che ci sarà il VAR ai playoff. Sì, Guardalinea dov'è? Guardalinea è in linea con il penultimo difensore che sta in aria e magari è coperto anche da qualche altro difensore. L'ultimo episodio, e qui crediamo che l'arbitro abbia avuto ragione nel far scorrere, si tratta di questo contatto di Marras, il Venezia ha protestato per un fallo di mani, che dite? Paolo Malara. Secondo me è fallo. Cosa? Ha toccato con la mano. Sì, però non è che allarghi il braccio. No, sembra che la voglia togliere. Sembra che la voglia togliere, sì. Però... Toro? Sì, sembra che la voglia togliere. Gli è scivolato il pallone lungo il braccio, ma è un movimento, diciamo, non per andare verso la palla ed avvantaggiarsi. Quasi cioè non si nota la volontarietà in questa occasione. Forse la punibilità sarebbe stata eccessiva. Totò? No, pure secondo me, insomma, cerca di... Ha fatto bene l'arbitro, insomma. A mio avviso sì. Francesco? Diciamo che ha rischiato parecchio, dai. Ha rischiato, diciamo sì, che ha rischiato parecchio. Sì, sì. Cioè se ha dato i due rigori di prima questo sì, questo no, poter... l'altro discorso migliore era io tutta fine. Questa volontà nel togliere il braccio non la vedo più un pizzico di furbizia nel mettere fuori tempo l'altro giocatore. Va bene, allora chiariti gli episodi di Venezia, concentriamoci su questa partita con la Salernitana, perché tutto si gioca in questi 90 minuti, tra poco Andrea Costantini ci farà vedere le varie possibilità. Intanto come ci si prepara a questa ultima gara di campionato? Qual è il clima? Abbiamo in diretta telefonica il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. Buonasera presidente. Buonasera Enrico, buonasera a te e a tutti gli ospiti. Allora, la prima cosa che chiediamo, ovviamente il Pescara è tra le 9 società che ha presentato un esposto alla Procura del CONI e della FIGC chiedendo un immediato giudizio di esclusione del Palermo per l'irregolarità di gestione degli ultimi anni. Ma molti si chiedono come si fa in tempi così brevi ad avere una risposta. Lei, Presidente, cosa pensa? Penso che sicuramente i tempi sono brevi, però bisogna lavorare veramente tanto per evitare che questo campionato, che è iniziato con tante polemiche, finisca peggio. E quindi adesso bisogna che chi ha la responsabilità di valutare se, perché è chiaro che bisogna sempre capire se ci sono gli estremi per prendere certe decisioni o meno. Però diciamo il deferimento è abbastanza articolato ed è anche abbastanza pesante, però adesso c'è il primo grado che dovrebbe esserci il 10, poi sicuramente ci sarà l'appello da parte della società se non sarà soddisfatta del verdetto, e quindi a questo punto... Quindi slitteranno i playoff? Rimaniamo appesi ad un'altra... diciamo un'altra tornata di calcio non giocato, ma di calcio risolto nelle aule dei tribunali sportivi. Beh, però il presidente Gravina aveva promesso nella sua nuova gestione di accelerare un po' questa procedura sportiva rispetto agli altri anni.
Sì, ma la richiesta va in questa direzione, cioè facciamo presto, purché si faccia presto, perché è chiaro che il campionato finisce sabato e poi erano stati già programmati i turni di playoff e playout. A questo punto dobbiamo sicuramente rivedere questa situazione, perché immaginate che cosa potrebbe succedere nel caso in cui ci fosse una decisione avversa al Palermo, oppure penalizzazioni di qualsiasi tipo, per cui si potrebbe addirittura stravolgere l'intero campionato. Quindi, ecco, cosa rischia il Palermo? La retrocessione? Ma cosa rischia questo non lo so, però sinceramente a sentire chi ci capisce un po' di più, comunque le accuse sono abbastanza fondate e gravi, però non è che dobbiamo stare qui a vivere sulle disgrazie altrui. È chiaro che le società di serie B vogliono avere chiarezza su questo argomento, perché poi la cosa assurda è che il tutto non si riferisce a questa stagione, ma certo, a ben, se non vado errato, se non ho letto male, 3 bilanci, quindi già parecchio tempo fa. L'assurdità è di essere arrivati a questo punto per valutare una situazione di questo genere, perché al 10 di maggio praticamente mancherà un giorno alla chiusura del campionato. Presidente, domenica, anzi sabato, si chiude la regular season del campionato. Come lo sintetizziamo questo torneo? Poi rilascio anche gli amici in studio. Ma lo sintetizziamo come un campionato che sicuramente il Pescara l'ha disputato da protagonista, perché dalla prima partita ad oggi siamo sempre stati nella griglia dei playoff, abbiamo anche assaggiato le posizioni, le prime due posizioni, quindi un campionato che il Pescara ha disputato sicuramente da protagonista, molto meglio nella prima parte, un po' meno nella seconda, però siamo ancora là, che possiamo ancora dire la nostra per questo campionato, quindi sicuramente un campionato positivo. Ecco, molti sportivi ritengono che lei sia stato troppo severo nei confronti di Pillon. Ma io non si tratta di essere severo, io credo che un presidente abbia anche il diritto di poter dire qualcosa, perché se no è veramente... Che ci sto a fare io? Perdo tempo qua, solo a buttare via dei soldi. Quindi il mister credo che sia una persona molto intelligente, quindi accetta anche le critiche quando queste critiche sono giuste, ma ribadisco, non si tratta adesso di stare a guardare, se non avessi avuto fiducia nell'allenatore l'avrei mandato a casa, però è evidente che il presidente può dire la sua, perché sennò è veramente... Siamo solo a fare i burattini, io un burattino non mi ci sento, quindi continuo e continuerò a dire quello che penso. Quindi ovviamente Pillone è rimasto perché ha avuto la sua fiducia fino ad ora, non perché per grazia divina è rimasto su quella panchina. Assolutamente sì, ha avuto la fiducia mia, la fiducia del direttore, ha avuto l'apprezzamento della piazza, visto che insomma è un allenatore che comunque ha fatto bene, quindi se è meritato sul campo, non è che la fiducia si conquista così. La fiducia se l'è meritata sul campo ed è giusto che Pillon stia lì al suo posto a dirigere questa squadra fino alla fine. È chiaro, ci sono dei rimpianti, può darsi di sì, ma che vogliamo fare? Il calcio è così, magari qualche volta ti toglie, a noi diciamo che questo girone di ritorno molte volte, ma non è che ci ha tolto, molte volte per colpa nostra non siamo riusciti a portare a casa dei risultati che erano acquisiti. Quindi per capirci, sabato nessun favore al presidente Lotito, no? Ma i favori nel calcio non esistono, no? Cioè, il calcio è bello perché si gioca. Ieri sera abbiamo visto la partita Salernitana-Cosenza che tutti quanti magari davano come un discorso già fatto, già chiuso, perché sa il Cosenza non deve chiedere nulla. Invece il Cosenza giustamente è andato a Salerno, si è giocato la partita, l'ha portato a casa. Questo è il bello del calcio, questo deve essere, perché se poi cominciamo a fare i conti prima ancora di scendere in campo, allora non è più calcio. Noi entreremo in campo sicuramente per portare a casa il massimo, farà la stessa cosa la Salernitana e poi chi sarà più bravo vincere una partita.
Velocemente, se solo qualcuno dallo studio vuole qualche curiosità, c'è Francesco De Luca che prima ha espresso un giudizio giustamente equilibrato sulla stagione del Pescara. Forse si poteva fare qualcosa di più nel giorno di ritorno, ma tutto sommato resta una buona stagione, Francesco, mi sembra di capire. Ma no? Io lo dico da anni, faccio i complimenti al Presidente, perché il Presidente a Pescara fa vedere il calcio ad alti livelli da parecchi anni. In Italia ci sono tante società, non per ultime quest'anno Avellino, Bari e Cesena, che hanno fatto campionati di dilettantistici. Quindi Pescara invece da anni, grazie al Presidente, rimane su questa piazza. Quest'anno secondo me si sono messe delle basi importanti, anche faccio i complimenti al Presidente, al mister Zauri, per quanto riguarda il settore giovanile, con la primavera del Pescara che ha avuto un risultato secondo me eccezionale, perché il campionato che faranno prossima primavera sarà fantastico, e quindi io faccio solo i complimenti al Presidente della società. Paolo Malara, ecco perché gli altri amici hanno già fatto domanda al Presidente, cosa sente di dire a Sebastiani? Che più presto possibile dobbiamo mangiare il baccalà con Paolo. Che ogni tanto andiamo a mangiare il baccalà. No, il Presidente secondo me ha fatto una grande stagione, e come ha detto prima, la primavera ha fatto dei grandi risultati, ha un futuro davanti, la società è sana, ha passione, non merita quello che gli insulti che riceve alla domenica, al sabato o domenica allo stadio. Secondo me deve continuare così fino alla fine. Io sono sicuro che porterà grandi soddisfazioni a questa squadra. Allora, due domande flash di Totò e di Paolo Toro, poi Riccardo lo lasciamo da parte per un'altra cosa. Totò? Buonasera Presidente. No, siccome sei anche un tecnico con me, giustamente, sì. Ti volevo chiedere questo. Secondo te come si arriva? Ho preso il patentino secondo te come si arriva, sia sul piano tecnico, anche di testa, mentalmente, questa squadra a questa fase decisiva? Ma io credo che un giocatore che arriva a giocarsi un campionato, che arriva a giocarsi il massimo che ci può essere nel calcio in Italia, che è la Serie A, e a questo punto qua ci arriva carico come una molla. Se non fosse così sarebbero giocatori senza attributi. Io credo di avere una squadra di ragazzi, bravi ragazzi, ma di ragazzi che hanno tutti gli attributi per potersi giocare questo campionato con gli altri fino alla fine. Quindi sicuramente l'impegno sarà massimo, sicuramente ci arrivano, credo anche dal punto di vista fisico, in un momento in cui credo stiamo anche cominciando a stare meglio. Quindi io mi auguro che nel momento in cui si dovesse verificare l'ingresso da parte nostra in questi playoff, ce la possiamo giocare come abbiamo sempre fatto ogni volta che è capitato, dando il massimo, cercando di arrivare fino in fondo. Paolo Toro. Buonasera Presidente. No, una curiosità diciamo tecnica, una domanda tecnica, difesa, centrocampo e attacco, sinteticamente il suo giudizio, diciamo, ormai di fine campionato su questi comparti, per come erano stati impostati e per come poi diciamo sono andati durante il campionato. Ma come sono andati? Io credo che il Pescara nei vari reparti ha una squadra ben equilibrata per questo campionato. Una squadra, io non sono d'accordo con chi dice che noi abbiamo fatto di più di quello che meritavamo, perché a vedere le altre credo che questa squadra non sia meno di tante altre che si stanno giocando il campionato insieme a noi. Tutti quanti all'inizio della stagione parlavano del centrocampo del Pescara, sicuramente un centrocampo di grande qualità, con giocatori importanti come Brugman, Mushai, giovani che purtroppo si sono fatti male, come Melegoni, ma lo stesso Crecco, il ritorno di Alessandro, che comunque dà quel pizzico di esperienza, un po' più di cattiveria in mezzo al campo. Abbiamo un ragazzo che purtroppo per sua sfortuna, per i tanti infortuni subiti quest'anno, non abbiamo potuto ammirare, ma credo che sia uno dei giovani più importanti della categoria, che mi riferisco a Canutè. Quindi sicuramente il centrocampo è un po' il pezzo forte di questa squadra, no?
però devo dire che nonostante tutto non abbia fatto benissimo anche in difesa, perché Scognamiglio è un giocatore che all'inizio non aveva trovato spazio, poi si è guadagnato sul campo e ha dimostrato di essere non solo un buon difensore, ma di essere anche uno che ha il gol. Campagnaro sappiamo tutti che non è un giocatore sul quale possiamo contare per l'intero campionato, ma quando c'è fa la sua parte è alla grande. Gravion ha fatto un campionato secondo me di grandissimo livello. Abbiamo Perrotta che ogni volta è stato chiamato, ha fatto benissimo. Bettella, che è arrivato a gennaio, ha cominciato a giocare e ha dimostrato tutto il bene che si dice di questo ragazzo. È mancato forse qualcosina là davanti, quello sì, perché il solo Mancuso, che ha fatto una stagione straordinaria, poi sono mancati gol con quel modulo del mister. È chiaro che se avessi avuto anche i gol degli esterni, più gol degli esterni, probabilmente staremmo parlando di altro oggi. Però questo è, noi siamo soddisfatti della stagione, siamo assolutamente in linea con quelli che erano i nostri programmi. Si poteva fare un pochino meglio sicuramente, per come è andato il campionato. All'inizio avremmo firmato per stare qui a questo punto. Allora, Riccardo, domanda a flash, anche Presidente, risposta flash, poi c'è l'ultima domanda e andiamo in pubblicità. Di chi hai più paura in questi playoff? Ma qual è la squadra io che credo fa più che... paura? Io credo che nei playoff si ricomincia da capo, quindi diventa un mini campionato a parte e tutto ritorna in discussione. Quelle che sono là davanti sono tutte squadre attrezzate, lo hanno dimostrato durante tutto l'arco del campionato, tant'è vero che quelle che sono oggi là davanti, l'eccezione fatta per la Cremonese, che però era partita con i favori del pronostico, perché la Cremonese è una grande squadra, un grande organico, le altre erano quelle e sono quelle che stanno lì a lottare, quindi sicuramente squadre tutte attrezzate, perché il Verona, lasciamo perdere le ultime partite dove sicuramente non ha fatto benissimo, ma il Verona ha un organico per questa categoria di tutto rispetto. Non so il Verona, ma il Benevento ha una squadra importante. Il Cittadella con la sua organizzazione riesce ogni anno a stupire tutti. Perché... Quindi se deve fare un nome qual è? Se deve fare un nome io ho paura del Pescara, nel senso che... Un'ultima cosa e poi la lasciamo, Presidente, perché dobbiamo andare in pubblicità. E invece cosa si sente di dire sulla notizia della fine settimana scorsa, la Corte d'Appello dell'Aquila che ha rigettato il ricorso del socio Iannascoli, quindi è stato presentato dai legali di Iannascoli e le hanno dato nuovamente ragione. È più tranquillo o lo era anche prima? Ma io, Enrico, per la verità io non sono stato mai preoccupato su questa cosa, per due ordini di motivi. Il primo, perché so in coscienza di aver sempre operato in maniera corretta e soprattutto in buona fede. La seconda cosa, che è la cosa più importante, che era l'assurdità di partenza, è che il socio contestava quello che aveva fatto lui, quindi questa è una cosa che veramente non sta né in cielo né in terra, perché all'epoca dei fatti era amministratore delegato con tanto di delega e uno che contesta quello che ha fatto si qualifica da solo. Però al di là di questo io la preoccupazione non l'ho mai avuta, e chi mi conosce, chi mi è vicino, chi è in società ha sempre visto un ottimismo in me che non era ingiustificato, perché tutti quanti noi sappiamo quello che abbiamo fatto nel Pescara in questi anni, compreso lui, e sappiamo che abbiamo operato solo ed esclusivamente per il bene del Pescara. Non ci dimentichiamo che quando siamo rimasti quelli attuali nel Pescara avevamo circa 27 milioni di debito, con una squadra che non ci aveva un centesimo di patrimonio, perché avevamo tutti i giocatori abbastanza avanti con l'età e quindi, come si capisce bene, di nessun valore dal punto di vista patrimoniale. E oggi abbiamo, come diceva giustamente Francesco, abbiamo un settore giovanile che è il fiore all'occhiello di questa squadra e che credo che da solo, come settore giovanile, valga molto di più di quello che qualcuno pensa. Poi è chiaro che purtroppo non tutte le cose vanno nella stessa maniera, perché
abbiamo fatto sempre campionati più che dignitosi, chiaro, quando vai in Serie A è un'altra storia perché i numeri sono diversi, però intanto a portarcelo in Serie A e a Pescara due volte, magari auguro a chiunque arriverà dopo di noi di fare la stessa cosa che abbiamo fatto noi. Quindi cosa si sente di dire a Danilo Iannascoli, presidente, e poi chiudiamo? Ma io non mi sento di dire proprio niente, perché non ho niente da dire, perché con persone così non voglio manco avere niente da spartire. Ringraziamo il presidente del Pescara, Daniele Sebastiano, ovviamente in bocca al lupo per la partita. Grazie di sabato a voi, buona e per a tutti. Gli eventuali playoff. Andiamo in pubblicità e poi torneremo in studio tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Luigiò, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21:47, rientriamo in diretta. Allora, aggiornamento soprattutto da Perugia, Andrea.
Allora, per quanto riguarda la partita di Serie B, 0-0 tra Foggia e Perugia, più Perugia in questo primo tempo, gol annullato giustamente per fuorigioco a Vido del Perugia, però meglio la squadra di Nesta rispetto a quella di Grassadogna. In Serie A in corso il secondo tempo, Milan-Bologna 1-0, rete di Suso, invece a Foggia siamo nel corso del primo minuto di recupero. Enrico. Sì, era Foggia-Perugia a Foggia. Ci dai il quadro delle soluzioni di sabato? Assolutamente sì, possiamo andare in sovrimpressione. Sì, rapidamente, in caso di vittoria il Pescara è matematicamente al quinto posto, quindi giocherebbe il primo turno in gara secca in casa contro l'ottava. Invece in caso di pareggio il Pescara sarebbe comunque nei playoff matematicamente, potrebbe perdere il quinto posto se si verificasse una di queste condizioni: o vince lo Spezia, o vince il Cittadella, o vince il Perugia, in caso il Perugia vinca anche questa sera. Quindi vinca a Foggia e poi vinca l'ultima partita contro la Cremonese. In caso di sconfitta il Pescara comunque può fare i playoff, perdendo però la quinta posizione, se non vince una tra Spezia, Cittadella, Verona, Cremonese, e ci mettiamo dentro anche il Perugia qualora il Perugia vinca questa sera a Foggia. Invece in caso di sconfitta il Pescara non fa i playoff se vincono tutte queste squadre: lo Spezia che giocherà a Lecce, il Cittadella che giocherà a Palermo, il Verona che giocherà in casa contro il Foggia e poi la Cremonese che giocherà proprio contro il Perugia. Mettiamo dentro anche qui l'ipotesi che il Perugia possa battere la Cremonese, sempre che, ecco perché l'asterisco, vinca questa sera a Foggia. Quindi un'ipotesi davvero limite perché il Pescara non faccia i playoff. Pensiamo di essere stati chiari, insomma, si faranno questi playoff, Paolo? Io penso Io dovrebbe penso succedere sì. No, un terremoto. Penso che la squadra farà sicuramente una grande prestazione sabato. Paolo Toro, sei convinto anche tu? Sicuramente sì, sono è evidente che proprio deve essere proprio una cosa nerissima perché il Pescara possa rimanere fuori, insomma, si devono verificare contestualmente delle situazioni che, insomma, non mi sembra si possano poi verificare in pratica. Quindi Totò, secondo te Pilon come preparerà la partita? Non punterà al pareggio, ovviamente. Ma no, ma lui, vorrei dire, non è che pensa al pareggio, anche le altre partite, le scelte no, anche parliamo di conservative. Questa partita. No, no, assolutamente non credo. Cioè, proporrà la solita squadra, credo, con due esterni e una punta centrale, probabilmente cercando di coprire un po', chiedendo il doppio lavoro agli esterni, come ha sempre fatto durante il campionato. Però non rinunciare, sicuramente non andare all'assalto della, certo, della Totò, scusami se ti interrompo perché abbiamo in diretta telefonica il collega Alfredo Pedulà, che strappiamo dai suoi impegni, del collega dello sport di Sport Italia. Buonasera Alfredo. Ciao Enrico, buonasera a voi. Ben risentito. Alfredo, ti chiedo subito intanto se è ufficiale Menichini, perché per tutta la giornata ci hai aggiornato su questa situazione. Sì, lo sarà, manca soltanto il nero su bianco, era l'unica strada percorribile. È stata una scelta di Lotito, cambiare allenatore una giornata dalla fine è una roba abbastanza complicata, anche perché poi non sai che tipo di contratto fare, un contratto che probabilmente sarà legato alla salvezza della Salernitana, e la partita di Pescara per loro è una partita di capitale importante perché si sono inguagliati la vita da soli. Senti, è stata la B più strana degli ultimi anni? Sì, anche più strana per un discorso di format e di situazioni atipiche, perché comunque forse dovremmo risalire al campionato 42-43, se mi passi la battuta, per trovare un turno di riposo per una squadra. Più strana perché a 19 gli organici sono stati un po' messi sotto pressione, anzi un po' troppo, perché l'equilibrio era abbastanza prevedibile, perché siamo arrivati in una fila indiana, e se mi consenti, perché l'ultima giornata, e questo è un evento, se la confrontiamo con le ultime giornate degli ultimi 7, 8, 10 anni, comporta tutte partite aperte, tranne una forse, che Brescia-Benevento, anche certo, per la posizione della griglia di partenza dei playoff del Benevento, ma tutte le altre sono partite sicuramente molto interessanti e in qualche caso drammatiche. Secondo te come andrà a finire con la vicenda Palermo? Ma guarda, all'italiana può succedere di tutto, però noi siamo quelli che nel 2020, tra un po', non abbiamo riscritto le regole che avremmo dovuto. Io mi scandalizzerei immediatamente, non entrando nei meandri del Palermo, del Pescara, del Perugia, faccio tiro a caso,
quando le cose poi cambiano, punti di penalizzazione già a dicembre, figuriamoci ad aprile o a maggio. Ma se tu pensi che il Foggia aspetta la restituzione di un punto di penalizzazione, io penso che più che pensare al campionato che sta per finire, all'ultima giornata appassionante, bisognerebbe una volta per tutte davvero riscrivere le regole. Quindi non slitteranno i playoff? Sarebbe una sconfitta per tutti. Quando li giocano a Ferragosto poi? Appunto. Cioè, se slittano un'ultima di 15 cosa. Giorni, se slittano di 15 giorni, poi dimmi, fammi tu il calendario. Se bravo a fare il calendario, mi porti il calendario nuovo e quindi lo possiamo poi valutare. Pescara e Salerno sono due piazze a te molto care, perché sì, molto. Hai lavorato spesso, ovviamente rischia di più la Salernitana. E il campionato del Pescara, in sintesi, come lo puoi giudicare? Ma intanto, per capire bene come funzionerà a livello di quota punti, dobbiamo aspettare il secondo tempo di Foggia Perugia, sì, che è una partita decisiva, soprattutto per capire, anche alla luce dei confronti diretti, della possibile classifica Vulse. Il campionato del Pescara lo considero mediamente in linea con le aspettative, con valorizzazione di giovani, il playoff più equilibrato della storia, secondo me può succedere di tutto. Alfredo, non possiamo rubarti più tempo perché era una promessa, ti ringraziamo, ti auguriamo ovviamente buon lavoro e spero di rivederti presto. Un saluto da tutti. È un piacere mio, Enrico, Totò grazie. Leonardi, Paolo Polo, Paolo Malara, Francesco De Luca, Riccardo Clinco. Grazie Alfredo. Con grande piacere, grazie a voi, buon lavoro. Grazie. Allora, il giudizio ormai un po' comune, Totò, che il Pescara ha disputato questo buon campionato, può chiuderlo in bellezza con queste soluzioni che abbiamo visto, si è parlato anche di valorizzazione di giovani, qui il discorso è un po' più ampio, l'abbiamo affrontato in diverse situazioni, insomma stiamo arrivando al dunque, c'è la ghiotta occasione di chiuderlo in bellezza questo torneo, per poter sperare, non è più un sogno, ormai ci siamo. Ma sì, guarda, il campionato sicuramente è positivo, perché non dobbiamo mai... Cioè ha ragione Pilon quando dice possiamo essere la mina vagante nei playoff? Su questo non lo so. Non lo so, perché in questo momento veramente io vedo come mina vagante soprattutto la Cremonese, che poi è una squadra che era partita anche con ambizioni superiori al Pescara, voglio dire. Cioè, ovviamente mi auguro che possa essere Pescara. Quando giochi intanto i primi turni, partite secche, insomma può succedere di tutto, ma ovviamente se il Pescara riesce a chiudere tra il quinto e il sesto posto ha sicuramente un grosso vantaggio. L'importante è come ci arriva, io soprattutto mentalmente credo che ci arriveranno bene, perché gran parte... Inizia un nuovo torneo, no? Ma sì, inizia un nuovo torneo, tra l'altro ci sono giocatori che, voglio dire, che la A non l'hanno mai vista, compreso gli anziani, voglio dire, tipo Scognamini, sono giovani che hanno giustificate ambizioni, quindi sotto quell'aspetto io credo che le motivazioni siano alte. Il problema che vedevamo qualche settimana fa era quello fisico, e invece mi sembra che soprattutto nelle ultime due partite, anche Pillon ha detto, sotto questo aspetto, sì, siamo in crescita. Sì, questo l'ho sottolineato io già anch'io l'altra due settimane fa. È una squadra che penso che ci stia arrivando nelle migliori condizioni, soprattutto sul piano fisico, e credo che conti molto la condizione fisica in questo momento, anche sul piano mentale, perché se tu arrivi prima sulla palla, voglio dire, è un altro modo di giocare, insomma. Arriva la Salernitana, è l'avversario peggiore, De Luca? Io, dopo quanto è accaduto ieri sera, io penso che l'avversario peggiore per il Pescara può essere il Pescara stesso e basta. Questo l'ha detto Sebastiano. E io sono d'accordo, perché se il Pescara non ha quella paura di cui facevo cenno all'inizio di giocare, Pescara secondo me è veramente una bella squadra, buona squadra. Sabato abbiamo la possibilità di giocare in maniera anche serena, perché quello che abbiamo visto prima, siamo nei playoff al 99%, però nei playoff noi dobbiamo arrivare con una vittoria con la Salernitana, dobbiamo arrivare come quinti e soprattutto dobbiamo arrivare con il morale carico e consci delle potenzialità che ha questa squadra. E quindi Pescara sabato deve assolutamente vincere per l'ambiente, per creare stimolo intorno alla squadra e per creare fiducia dei giocatori stessi che vanno ad affrontare i playoff, andranno a affrontare i playoff secondo me in maniera più positiva. Deve vincere assolutamente Paolo, oppure pensi che non che ci si accontenti in campo del Pescara, proprio bisognerà stare attenti? Bisognerà stare attenti, ma sicuramente dovrà vincere, insomma, anche per chiudere bene un campionato che, ripeto, tutto sommato positivo, è andato anche un po' oltre le aspettative. Certo, bisogna vedere come sarà la reazione della Salernitana, che viene da un periodo lungo, mi sembra. Cambio di allenatore. Cambio di allenatore, quindi viene da una sconfitta interna non preventivata.
da una settimana quindi particolarmente sofferta, però sai, sono quelle situazioni che magari poi possano, magari che ne so, rigenerare. Qualcuno aspettava magari che l'allenatore andasse via per, non so, faccio certo. per dire. Quindi voglio dire, è una situazione di incertezza che paradossalmente potrebbe dare più fuoco alla squadra salernitana, per cui insomma va preso con le dovute cautele ovviamente la partita, però sicuramente deve vincere. La presenza di Lotito quanto può condizionare tutto questo? Paolo Malara. Lotito è un presidente di livello, non ha fatto grande la Lazio, una persona di spessore, secondo me. Quindi c'è da temere pure Lotito, no? No, però può, se ha fatto questo passo di cambiare allenatore, avrà avuto le ragioni, delle buone ragioni. Non sono d'accordo con lui che i giocatori che magari aspettano il cambio di allenatore per essere determinati, allora vuol dire che c'è una situazione malsana. Se ha cambiato per dare una scossa può essere. Ma forse però, sotto quell'aspetto Paolo diceva, la scossa sì, non perché si andava contro i precedenti. Però, se alla fine così una partita, può darsi che ha ragione Lotito, io non lo so. Però sicuramente di calcio Lotito ha dimostrato di fare grande la Lazio, di fare e tirare fuori dei grandi giocatori e soprattutto di trovare dei giocatori normali che sono diventati dei grandi giocatori. È la mossa della disperazione questa di Lotito, Riccardo, Totò? È una brutta partita. È una brutta partita perché entrambe le squadre vogliono fare risultato, ma al di là di questo noi dobbiamo obbligatoriamente entrare nei playoff da quinti, perché se ci entri da settimo o da ottavo devi andare a vincere in trasferta, e vedi i nomi delle altre squadre, diventa tutto più complicato perché hai due risultati contro e uno a favore. Hai la possibilità di arrivarci da quinti. Io ti dico che credo che noi questa partita la pareggeremo, non la vinciamo, non la perdiamo, io penso così, perché è una partita complicata. E perché la Salernitana un punto basta comunque. Basta la Salernitana? Sì, no? Assolutamente. Beh, 38, 1, 39. No, non basta. Dipende anche cosa succede stasera a Foggia. Non basta. Ma guardiamo un attimo la classifica anche per quanto riguarda la Salernitana. Rischierebbe la Salernitana con un punto. No, c'è anche la recessione diretta. Perché passerebbe a 39 e il Livorno, dovrebbe vincere. Enrico, la Salernitana è salva solo con la vittoria. Col pareggio deve affidarsi agli altri risultati, però se non vince rischia fino anche la retrocessione diretta. Sì, perché se il Venezia può andare a 38. Sì, il Venezia gioca a Carpi, può andare mentre il Livorno, aiutami Andrea, gioca a Padova. Gioca a Padova, che è retrocesso ieri. Quindi, insomma, adesso già abbiamo i problemi nostri, certo. Non possiamo crearci quelli della Salernitana con i conteggi. Totò, però ho chiesto a Riccardo, che non mi ha risposto, se quella di Lotito è la mossa della disperazione. No, quella sicuramente. Del resto però era stata anche la mossa di disperazione, anche quella di affidare la squadra a Greguccia, era andata, voglio dire, perché questa è la squadra. Io penso che in questa fase del campionato a questa storia del che hanno bisogno tutti dei punti, è vero, però è molto meglio affrontare una squadra nettamente in crisi sia sul piano morale che sul piano fisico. La dimostrazione sì, perché molti dicevano forse era meglio che veniva una Salernitana più tranquilla. No, assolutamente. Poi vedi caso Cosenza che è tranquillo, che va a vincere, mentre invece affrontare una squadra disperata come è successo già a Venezia, perché anche Venezia era disperata e la partita l'aveva strapersa il Venezia, comunque abbia giocato in Pescara, però voglio dire, è sempre meglio affrontare la squadra in condizioni disperate. Io la Salernitana mi sembra che abbia perso le ultime 4 partite o 5, sì. Quindi è una squadra che in netta crisi, quindi è sicuramente è meglio affrontarla. Il problema è affrontarla con lo spirito giusto, con la testa giusta, perché sicuramente non è partite facili, non ce ne sono, però devi riuscire ad avere quella superiorità che comunque ti deriva dalla classifica, dal campionato, da tutto il resto, insomma. Quindi ecco, prima non so se era Paolo Torre a dire il quinto posto o Riccardo, il quinto posto cambia tutto lo scenario dei playoff, giustamente Francesco, perché quinto anche sesto posto quinto, ti sei. Permettono intanto di avere più possibilità per accedere alle semifinali. Ma secondo te in questa settimana si fanno i conti, si pensa, oppure ci si concentra soltanto su questi 90 minuti? Secondo me i conti anche inconsciamente si fanno,
li fa l'allenatore, li fanno i giocatori, è normale che si faccia i conti, però è lì che l'allenatore deve, lo staff devono intervenire sulla squadra e devono lavorare soprattutto mentalmente affinché la squadra sia e sei d'accordo con quanto diceva Totò, è meglio affrontare una squadra che verrà con un aspetto psicologico non facile. Ma sì, ma io l'ho detto prima, cioè noi abbiamo addirittura quasi 3 risultati su 3 per andare ai playoff, però quindi siamo assolutamente tranquilli per giocare questa partita. Oltre ad essere tranquilli siamo anche, secondo me, più forti della Salernitana, parecchio più forti. Allora dobbiamo approfittare perché non possiamo puntare sulle altre squadre. Sta peggio di noi, le altre squadre, lo Spezia, il Cittadella, sia come calendario. Esatto, quindi dobbiamo assolutamente sfruttare questa occasione per arrivare quinti. Tra l'altro, appunto, ha la possibilità il Pescara di chiudere quinta anche con un pareggio, perché certo. Si potrebbe, cioè, il fatto che Cittadella possa perdere, o anche lo Spezia possa perdere partite importanti, ci sta, per cui è la norma che anche con un pareggio puoi arrivare allo stesso quinto, insomma. Quindi. Paolo, possiamo fare una parentesi di pallanuoto con te, perché anche tu stai facendo i conti per i playoff. Allora, sei terzo in classifica, sì. 4 squadre andranno ai playoff, sei reduce da questa vittoria importante di Messina, sì. C'è un problema, non è un problema, è un problemone di non giocare più nella propria vasca, giocherete ad Avezzano, però come ti stai preparando per queste ultime 3 partite? Guarda, cioè punti al terzo posto, al... Io punto ad arrivare ai playoff, non faccio calcoli. Ah, ecco, non voglio fare calcoli, perché nel momento che voi inizi a fare i calcoli, se non si fanno, non si fanno i calcoli, per me, questa è la mia opinione, e i giocatori sanno che non bisogna fare calcoli, come non voglio fare farmi distrarre dal problema che c'è, che esiste, delle naiadi, perché alla fine tutti trovano sempre delle scuse. Questo a me, io voglio giocare, i ragazzi hanno lavorato per 8 mesi veramente ad altissimo livello, dobbiamo continuare e dobbiamo sognare e arrivare a questo playoff. Poi playoff può succedere di tutto, forse senza la piscina i playoff magari fisicamente pagheremo qualche cosa, ma mentalmente stiamo veramente bene. Questa è la cosa, c'è un'empatia con la squadra, c'è la società che è presente, tutto può essere, tutto dobbiamo focalizzare per fare 3 finali, già venerdì sera a 9:30 ad Avezzano con il Crotone che è penultimo in classifica, sono le partite più difficili. Quindi quasi per uguale me, al Pescara, me, no? Devo squadra... pensare solo a cose. Questo, i giocatori lo sanno, sono cresciuti tanto da questo punto di vista. Mi trasmetti molta serenità, però. 100%. Guarda, sabato a Messina ho detto a Franco Di Fulvio, stasera, oggi pomeriggio, non sono, sento veramente qualcosa di positivo. In effetti la squadra ha reagito veramente bene alla sconfitta con la Visnova, mentalmente siamo cresciuti tanto, siamo consapevoli della nostra forza, bisogna stare sempre vigili per i risultati. Ma... E tu sei andato al di là delle più rose previsioni quest'anno, ma... chi se l'aspettava un campionato? Io penso che come dicevate voi, molti giocatori come del Pescara Calcio non hanno assaporato la Serie A, anche noi, questi ragazzi qua, non hanno assaporato la Serie A. Io sono convinto che possiamo fare veramente sognare, non voglio dire, dobbiamo sognare, e penso che è bello giusto. Sognare, no? È bello sognare, ma sono sogni calcolati, diciamo, fra virgolette. Non sono proibiti, no? Esatto. Totò, no, io volevo allargare il discorso, nel senso che tra tanto ci ha telefonato Maurizio della Paranza che saluta tutti certamente, quanti, quindi lui, lo contraccambiamo in saluto. Domenica è agitato per il basket. Esatto, ma di basket, fatto, calcio, pallanuoto. Volevo, esatto. Volevo dire proprio questo, Pescara vivrà tra venerdì, sabato e domenica 3 appuntamenti importanti, cioè la pallanuoto venerdì che si sta giocando i playoff e con grandi possibilità di trovarli. Sabato c'è il Pescara che si gioca i playoff e domenica continua la sua avventura nel basket, l'amatori che affronta il Nardò in una serie di come una di volta, partite. No? Si porta alla mente quello che con è successo qualche anno fa, con le debite proporzioni, con l'entusiasmo che c'era una volta, però sono 3 appuntamenti di questi 3 sport che hanno dato tanto alla città, soprattutto sul piano delle emozioni, della passione, delle soddisfazioni. Aggiornamento da Foggia, Andrea, poi andiamo in pubblicità.
A Foggia si gioca nel secondo tempo da circa 3 minuti, sempre 0-0. C'è stato un cambio nel Perugia, ma niente di significativo. Invece a Milano, Milan 2, Bologna 1, aveva raddoppiato Borini, ha accorciato destro. Milan in 10 per l'espulsione di Paquetà. Mancano circa 13 minuti più recupero a San Siro. A te. Andiamo in pubblicità, poi torneremo in studio con un servizio da Salerno. La rabbia dei tifosi dopo questa sconfitta con il Cosenza di ieri sera. Tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ristorante Il Borgo propone una cucina di alta qualità, puntando sull'innovazione e la ricerca del gusto per ogni piatto. Le specialità di carne, scelta nei migliori allevamenti italiani, sono preparate secondo le antiche tradizioni locali. Ristorante Il Borgo, uno squisito piacere. Strada provinciale per Atri, uscita A14, direzione Pineto. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Ore 22 e 12 minuti, rientriamo da Andrea Costantini, sempre 0-0 a Foggia. Sì,
54esimo minuto. Vediamo Foggia la classifica 0, Perugia 0. Con questo risultato, perché con il punto il Perugia sale a quota 48. E in questo momento è fuori dalla zona playoff il Perugia. Attualmente sì, poi bisogna vedere cosa fanno Cremonese. È vero, però può rientrare. E come diceva poco fa proprio Francesco De Luca durante la pubblicità, non ci sono risultati scontati. Il Cosenza ieri sera a Salerno se l'è giocata e questo è un titolo di merito per il mondo del calcio, perché non è il primo anno che finalmente ci sono partite vere. Io negli ultimi 2-3 anni sinceramente ho visto risultati non scontati assolutamente, cosa che magari 10 anni fa non era pensabile, perché a fine campionato, parlo dalla Serie A alla Serie D, molte partite sembravano già predestinate a un risultato scontato. Invece negli ultimi 2-3 anni queste cose non le ho viste accadere. Ho visto che a merito delle società e dei giocatori, quindi degli attori principali del mondo del calcio, quindi grosso merito per queste vicende, grosso demerito purtroppo per alcune altre cose, perché io penso che sia impensabile oggi stare a vedere il risultato di Foggia a due giornate al termine del campionato, voglio dire, non avere la contemporaneità due o tre giornate dalla fine di un campionato così importante come quello della Serie B. Ma su questo aveva ragione Cosme a fine partita. Ma secondo me sì, perché dopo aver visto come è iniziato questo campionato e quindi avere avuto la speranza che certe cose non dovessero mai più accadere, ritrovarci oggi con quello che potrebbe accadere a maggio è veramente qualcosa di inconcepibile, direi. La rabbia di Salerno, dei tifosi campani dopo la sconfitta con il Cosenza. Vediamo questo servizio. Sì, diciamo che in questo momento forse non ho nemmeno l'oggettività giusta, ma vedo tutto nero e mi sembriamo veramente a un passo dal retrocedere. Io non mi aspettavo una partita del genere, una squadra che non ha avuto carattere, che non è stata in grado di concretizzare più volte e che si è fatta dominare a casa propria da una squadra che non aveva nulla da perdere, quindi veramente afflitta. Rimane adesso l'ultima gara contro molto il Pescara. Molto difficile, perché è una trasferta a Pescara, che è una squadra molto forte e che anche qui il girone di andata si è fatta rispettare, perché ricordiamo il 2-4, quindi non riesco ad avere un pensiero positivo, però vabbè, ovviamente è appena finita la partita, quindi forse anche questo, però male, male. Non ce lo meritiamo, questa fine non ce la meritiamo, noi salentinari non ce la meritiamo questa fine. Sì, è tutto complicato, secondo me non c'è niente più da fare, ma a Pescara vediamo come si può fare. Non c'è la volontà, non c'è la volontà, non c'è proprio la volontà di giocare bene il calcio, si fa così a tentoni, peccato però, peccato per Salerno. È una vergogna, mi metterei vergogna, devono andare a lavorare, non possono degnare una città come Salerno, si devono andare tutti qua. Serie C. Beh, certo è molto difficile, ma una partita del genere è assurdo, insomma, è vergognosa. Non si è giocato praticamente, quindi giocatori molli e senza carattere. No, meglio che perdiamo. Tragedia. Male, male, encefalogramma piatto, male, 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 male. Ma indegni, solo questa è la parola. È una squadra che perde in casa, non ha mordente, cioè la Serie C a questo punto, perché le altre squadre a questo punto non debbano vantare, vuol dire, una maggiore concretezza. Ci dispiace comunque. Ed è gelice, caro Teddy, qui ci vuole il cavaliere. È Serie C, tranquilla, senza problemi. Molto uno schifo, guarda. È mancanza di dignità da mesi. Moltissimo, moltissimo, ci dispiace tanto. Tutto è più difficile. No, non voglio parlare. Che vuoi dire? Non sta niente da dire. Io sostengo che gran parte dei demeriti vadano attribuiti all'allenatore Gregucci, che praticamente da quando è venuto bisogna dire che noi forse, se riusciamo a fare i play-out, li riusciamo a fare per i punti accumulati da Colantuono, quindi... No, non lascio.
Meritiamo di retrocedere, siamo scandalosi. Magnifico allenatore, ridicolo, proprio ridicolo. Adesso a Pescara bisogna solo... Ma a Pescara no, ma siamo scarsi, ma pure che andiamo a Pescara siamo scarsi. Prima la squadra è più scarsa da 30 anni a questa parte. Questo servizio ci può far riflettere su quello che stiamo vedendo a Pescara, dove il clima è totalmente diverso, le ambizioni sono diverse. Ecco, forse qualche volta ci fa anche bene vedere questi servizi, no Paolo? Cioè, veramente, bisogna essere ottimisti. A Pescara sono quinti in classifica, c'è la possibilità di fare i playoff. Io penso che ha fatto un grande campionato. Salerno ha... Ora, una tragedia, una persona che piange, le tragedie sono altre, ma certo, comunque nell'ambito sportivo. Nell'ambito sportivo avranno fatto degli errori, e può darsi che andare in Serie C non sia un disonore, e se ricostruisci per il futuro, non è mica detto che... Un clinco di Salerno cosa direbbe? No. Sicuramente non mi metterei a piangere, ecco, adesso io sono un po' eccessivo, però sono... dai tifosi, teniamoci stretto, teniamoci stretto quello che stiamo vedendo. Ma questo assolutamente sì, ma noi parliamo sempre, critichiamo per essere positivi, sempre in positivo, non in negativo, cioè qui nessuno gioca contro, giochiamo tutti a favore. Però ti volevo dire che sicuramente hanno individuato quasi tutti l'allenatore, e c'è il cambio dell'allenatore, e quindi questa cosa non mi lascia tranquillo. Paolo, sei d'accordo che ormai qui a Pescara sì, siamo diventati esigenti, vogliamo sempre di più. Però il giudizio che conta, secondo me, deve essere sereno e di lungo periodo. Equilibrato. No? Poi occasionalmente nelle partite ci possiamo arrabbiare, però adesso il giudizio che si deve fare a questo punto, il campionato a maggior ragione, è un giudizio di lungo periodo e non può non essere positivo, io credo, perché insomma la squadra è andata oltre quelle che erano le premesse iniziali. Riccardo, perché lo ridi, lo guardi e ridi? Che lungo periodo, con le mani aperte. Soprattutto ha fatto un grande risultato nella primavera. C'è un futuro davanti. Appunto, alle spalle poi ci sta pure il successo della primavera. Quindi voglio dire, magari più che nel recente passato ci stanno delle condizioni che possono generare ottimismo anche per una prosecuzione ad adeguati livelli, insomma, della squadra. Quindi il giudizio non può essere che positivo. Certo. Francesco, questa piazza avvelenata a chi giova? Parlo di Pescara. Sicuramente non giova a nessuno, e mi dispiace da sportivo e da pescarese, mi dispiace perché veramente Pescara potrebbe avere la possibilità di godere della squadra, della società, di un'organizzazione importante e in un campionato importante. Forse siamo stati abituati troppo bene in passato, quindi io pure ho una certa età, quindi ricordo dal Galeone in poi Pescara ha sempre masticato calcio ad alti livelli. E penso che, secondo me, negli ultimi anni abbiamo visto... Cioè, giusta la critica settimanale sulla partita, su quel cambio, su quell'impiego, no? Ci sta tutto, no? Ma quello è normale, fa parte della critica, fa parte di quello che i tifosi giustamente devono esprimere, però questa critica ad oltranza che dura da anni, secondo me, è ingiustificata, perché i numeri, cioè non lo dico io, lo dicono i numeri hanno fatto vedere a Pescara dei giocatori importanti che hanno fatto una carriera importante in altre piazze. Abbiamo visto, secondo me, un bel gioco in questi anni. Se il risultato non ha sempre portato il Pescara ad andare in Serie A, non se ne può dare certo una colpa. Totò, l'importante è fare campionati competitivi, campionati importanti. Poi se si ottiene il grande risultato, ok, però viste le altre realtà. Ma sì, ma soprattutto la B, vuol dire, io credo che la Salernitana all'inizio di stagione sia partita anche con ambizioni. Era una zona playoff. Esatto, sì, per cui insomma la Serie B, fare conti così settimana per settimana con critiche esagerate, eccetera, ed è tutto fuori luogo, o esaltazioni esagerate, ed è tutto fuori luogo. Per cui il campionato di Pescara non è stato solo dignitoso, finora è stato più che positivo. Ecco, dal punto di vista veramente del fatto della primavera, eccetera, io mi aspetto però per il futuro che ci sia maggiore considerazione per quello che riguarda i giovani che vengono fuori dal... Totò, ti chiedo subito,
la società è concentrata su questo obiettivo, sì, no? Perché lasciamo perdere chi pensa che non voglia andare in Serie A, questa è una barzelletta. No, sono fesserie. Sta lavorando anche per la prossima stagione, perché in questo periodo ovviamente si seguono degli elementi che possono essere utili. Quindi un occhio al campo e un occhio... Sicuramente, anche perché credo che comunque... insomma, se sarà, ripeto, il... Io mi auguro di sì, che abbia anche maggiore autonomia, maggiore responsabilità, perché l'ho già detto altre volte, cioè tenere Giorgio Repetto soltanto come un uomo di fiducia dell'allenatore mi sembra uno spreco, voglio dire, Repetto, le capacità di Repetto sono soprattutto quelle di dare delle indicazioni anche sui progetti del Pescara, su come impostare la squadra, anche perché questa, l'ho già detto altre volte, è una squadra, comunque vada il campionato, è una squadra da rifondare, perché è fatta da tanti anziani e tantissimi giocatori che non sono di proprietà. Per cui certo la Serie A probabilmente porterebbe anche una visione diversa, che so, il Gravillon che resta, il Rosso Till che resta, cioè ci sono tante condizioni, altrimenti è una squadra che adesso deve è un organico. Potrebbe stare anche in B volendo. Sì, volendo potrebbe stare anche in B, anche se lui è molto considerato, sì, anche a Firenze, insomma, lì addirittura lo davano come l'erede di Chiesa, per cui insomma noi abbiamo cominciato a vederlo, è un giocatore che ha tantissimi numeri, e quindi credo che lavorare per il futuro sia molto molto importante, e non escluderei appunto che in questo progetto ci possa anche una valorizzazione del settore primavera in particolare. Io già l'ho detto altre volte, ho parlato di Borrelli, ho parlato di Pavone, ho parlato di Palladini, tu li inseriresti in prima squadra? No, nel senso di entrare nelle rotazioni, di cominciare subito, entrare adesso nei playoff. Ma adesso ci sarà necessità, sì, se mancheranno alcuni giocatori importanti come sì, certo, saranno i mondiali, no? Per cui secondo me sarebbe opportuno che due o tre entrassero nelle rotazioni o comunque nell'assetto della squadra. Per cui insomma questa è una fase molto delicata secondo me del Pescara, anche perché credo che l'attenzione della società sia stata soprattutto quella, giustamente, quella di guardare soprattutto i conti, cioè di avere il bilancio in ordine, anche perché la continuità è data soprattutto da questo, cioè se questa società è rimasta negli ultimi 10 anni a questi livelli, credo che c'entri molto come è stato portato avanti e anche il progetto economico della società, quindi questo secondo me dovrebbe dare comunque una garanzia. Sul piano tecnico secondo me c'è bisogno di qualcosa in più, per questo credo che il ruolo di Repetto sarebbe qualcosa in più, quel qualcosa in più che potrebbe dare questa cosa. Un'altra cosa che mi sento di dire... Hai portato un foglietto? Non ho capito cosa c'è scritto. No, ci sono le varie soluzioni, le off, che avete anticipato. Io dico che sì, è vero, Pescara deve vincere, cioè, però credo che la cosa più importante sia che non perda. Certo. Perché questa, cioè, il calcio ci dà tante sorprese, perché anche con un pareggio credo che insomma Pescara potrebbe addirittura, se le cose dovessero andare in un certo modo, ottenere ugualmente il quinto posto, per cui anche durante la partita, credo anche sugli spalti da seguire. Ricordiamo che tutte le partite si disputeranno alle ore 15, sì, almeno sì, questa, esatto, volta. No, voglio dire, il Pescara con un punto, nel caso che lo Spezia, perché puoi anche ipotizzare che lo Spezia vada a vincere a, sì, Palermo, perché Palermo alla fine se Spezia vince a Lecce. A Lecce, sì, vada a vincere a Lecce, se, oppure il Cittadella che possa vincere a Palermo, soprattutto la partita di Palermo, se Palermo addirittura, se Lecce vince, il Palermo magari sbaglia. Per cui che so, con un pareggio, la Spezia che vince o pareggia fuori casa, il Cittadella che vince o pareggia fuori casa, la Cremonese che vince e il Verona che vince, resta il quinto posto. Sì. Dipende molto però da come finirà la partita del Foggia dove Perugia. Andrea ci dice che stanno sempre sullo 0-0. Ecco, no? È essenziale che il Perugia, sì, sì, non vinca, perché a quel punto non potrebbe raggiungere. Allora vi chiedo, nell'ultimo giro, questa partita, l'ultima della regular season con la Salernitana, ci farà capire come il Pescara si presenterà ai playoff o sarà una situazione completamente diversa? Ricordiamo che allo stato attuale i playoff inizieranno il 17 maggio. Paolo.
Ma indubbiamente i playoff rappresentano una situazione, o cambia tutto, vinci, anche o psicologicamente perdi, un po' diversa, però sicuramente questa è una partita dall'importanza tale che ci deve far capire anche caratterialmente questa squadra com'è. Cioè, alla fine questa, mo, ci sono state tante partite importanti, questa è la più importante a conclusione di una stagione positiva. Il Pescara deve dimostrare in questa occasione dove ci sono, c'è un risultato, diciamo, pesante in palio, no? Che ti può premiare, esatto. Deve dimostrare soprattutto il carattere, soprattutto l'atteggiamento con cui lui riesce ad affrontare. In base a quello forse ci possiamo fare un'idea su quello che su come poi potrà affrontare gli altri spareggi, tra virgolette. Riccardo, sei d'accordo? Sì. Ci vuole andare nei playoff, ci andiamo, dipende come ci andiamo, ma soprattutto ci vuole un po' di pazzia nei playoff. Non puoi, devi andare a giocare in una maniera, a mio avviso, un po' diversa, un po' più sfrontata, anche a costo di uscire, ma devi avere più coraggio, più voglia, devi giocare in maniera diversa, perché sennò così sembra un po' che giochiamo sempre un po' col freno tirato, dobbiamo lasciarci andare e giocare. Per questo che credo che i playoff sia proprio un capitolo a parte, come ti avevo già detto, chiuso il giro di ritorno, per me, lo ripeto, deludente, però ci sono i playoff, ci entriamo, speriamo di entrarci bene. Speriamo di entrarci, ma credo di sì, ci entriamo, da lì ci riparte un altro campionato, però cioè, mi piacerebbe vedere una squadra un po' più pazza. Paolo, un obiettivo per volta, no? Adesso la Salernitana e poi si pensa ai playoff. Certamente, ma sicuramente, come avete detto voi, se fisicamente stanno meglio vuol dire che Podassi ha fatto una preparazione ultimamente proprio in vista dei playoff. Io penso che deve arrivare tranquillamente, poi i playoff è una cosa a parte, mentalmente però sempre ci sono tutto. Le occasioni, puoi giocare bene, questo, non fare gol, magari gli altri fanno gol, però devono giocare. Mantenere i nervi saldi in questo momento. La pazzia va controllata. Nei playoff, non sì, questa no, parte. No, nei playoff. La pazzia va controllata, bisogna stare attenti, perché sai. Francesco, prima di chiederti, soprattutto tu, prima di chiederti pazzia sui playoff. Ti faccio una domanda sul Francavilla, al quale sei molto legato perché ci hai lavorato. Ieri c'è stata questa grande delusione nell'ultima partita di campionato. Che stagione è stata? Ma secondo me il Francavilla ieri ha perso una enorme opportunità, perché era lì a un passo per arrivare almeno ai playoff, che era l'obiettivo minimo quest'anno del Francavilla, una squadra che era stata costruita a giugno, quindi in largo anticipo, in un campionato dove sicuramente poteva fare, secondo il mio modesto parere, molto molto di più di quello che ha fatto. C'era il Cesena, che tutto sommato non ha nemmeno stravinto il campionato come ha fatto magari il Bari entrare nei playoff, doveva entrare con la squadra che ha, è un organico secondo me che poteva ambire tranquillamente le prime tre posizioni, quindi i playoff secondo me era l'obiettivo minimo che doveva. Quindi ora cosa farà il presidente Candeloro? Io mi auguro che comunque rimanga a fare calcio, mi auguro per il Francavilla, per la piazza di Francavilla, che rimanga a Francavilla a fare calcio. Lui ha avuto secondo me opportunità di fare 2 anni nel calcio come esperienza, e nel calcio l'esperienza è fondamentale, importante. E io l'ho conosciuto, è un personaggio che osserva molto, e quindi ha avuto 2 anni per osservare quello che gli è stato attorno. Secondo me in questi 2 anni è diventato più esperto del mondo del calcio. Mi auguro che rimanga e abbia ancora voglia, perché il calcio ha bisogno di persone come lui che abbiano voglia di continuare a fare calcio. Tu resterai a Francavilla? Io non ci sto da... No, è stato già dall'anno fino scorso, scorso anno. Allora, invece sui playoff del Pescara, questa partita è indicativa? Ma anche io, per i playoff? Pescara, la partita è indicativa, sono d'accordo con quello che dicevano loro. Pescara deve arrivare a giocare la partita con la Salernitana con la consapevolezza di essere più forte, deve vincere assolutamente, perché se giochiamo con la Salernitana abbiamo paura di giocare con la Salernitana. Allora, come ci presentiamo davanti al Palermo, al Lecce, al Benevento, al Verona, ai playoff? E allora, voglio dire, è fondamentale, per rispetto anche per i tifosi, perché c'è comunque grossa rivalità tra le due tifoserie, e quindi un regalo che il Pescara dovrebbe fare anche alla tifoseria per creare un entusiasmo
importante che serve in vista playoff. Quindi. Ovviamente il pubblico reciterà un ruolo importante con questa riduzione dei prezzi, così come è venuto contro il Verona. Grazie a Francesco De Luca, Totò De Leonardis, Paolo Malari, in bocca al lupo Paolo per questi playoff. Grazie a Riccardo Clinco, a Paolo Toro. Andrea, ci lasciamo con quale risultato da Foggia? Ci lasciamo intanto con lo 0-0 al 74esimo tra Foggia e Perugia, e poi con le parole di un ex Raffaele Schiavi, difensore della Salernitana ed ex biancazzurro: dobbiamo scusarci perché in campo ci andiamo noi, abbiamo perso una battaglia, non la guerra, dobbiamo sperare di portare a casa una vittoria per salvarci direttamente, sarà una finale quella di Pescara, ha detto Schiavi. A voi. Sarà la finale che commenteremo lunedì prossimo. Grazie a Loris Bennato, a Gaetano Terio, a Maurizio Daguin regia, grazie a Andrea Costantini, a Stefano Riganati in redazione. Ci rivedremo lunedì prossimo ore 21. Grazie per averci scelto.